Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, signori, episodio numero 88, se non ricordo male. Io sono rimasto preciso come ci siamo lasciati ieri, ancora con le mele d'oro in mano, che direi che possiamo anche un attimino andare a posare, anzi posiamo una delle tende nell'inventario. Signori, nuovo video, nuova situazione. Allora, cosa andiamo a fare oggi? Da cazzo stanno le mele qua. Cosa andiamo a fare oggi, signori? Allora, oggi, come ho detto ieri, visto che abbiamo catturato il nostro bellissimo pappagallo, andremo a creare la casa per il nostro amico pappagallo. E ti pareva? Se ne è venuta la pioggia, io inizio il video e inizia a piovere. Ora, ma è mai possibile una cosa di questo genere? Allora, continuiamo a mettere le cianfrusaglie qui, che oramai questa cesta è diventata un'ennesima cesta di cianfrusaglie. Questa netherrack qui per caso ne vuole un poco? Sì, se l'è tirata, perfetto, ce ne siamo sbarazzati. Le torce me le rimetto in mano. Scusate, questo era un qualcosa da fare pre-video, invece lo stiamo facendo post-video. Signori, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a serie e a canale. Vi ricordo di iscrivervi perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere 2000 iscritti entro la fine dell'anno e tutto dipende da voi, signori, mi raccomando, basta semplicemente cliccare sul pulsantino per seguire, e anche se volete lasciare un bel like mi fa sempre piacere, e anche un commentino, non c'è niente di male, signori. Allora, io ce la sto mettendo tutta, signori, siamo a buon punto, siamo a buon punto. Allora, signori, nel video di oggi noi dobbiamo andare a fare la casa per il nostro pappagallo. Dici davvero? Sì, davvero. Prendiamoci tutto quanto il ferro possibile e immaginabile, perché dobbiamo fare le grate di ferro. Allora, di qua scendiamo. Dobbiamo fare le grate di ferro perché il pappagallo si deve vedere. Verrà una cosa enorme? Sì, abbastanza grossetta, abbastanza grossetta. Non troppo, non eccessiva, non eccessiva. Perderemo tutto il ferro? Sì. Penso che lo consumeremo tutto, signori, ma siamo qui per consumare i materiali, non per conservarceli. Quindi non ci preoccupiamo, riusciamo a dormire? Sì, riusciamo anche a dormire e siamo tutti contenti e sereni. Allora, dove andremo a fare la casa del nostro pappagallo? La casetta del nostro pappagallo la faremo, non siete un cazzo, la faremo qui, signori. Perderemo questa liana? Sì. Ce ne sbattiamo il cazzo? Sì, signori. La facciamo qui. Allora, questi sono legni di questo tipo di colore, quindi possiamo andare a metterci questo legno di qua. Allora, la base sarà un 5x5. No, tu non ci devi stare qui. Perfetto. Quindi andiamo a fare 1, 2, 3, 4 e 5. Sapete benissimo che io a contare sono proprio inutile, nel senso a contare, so contare, ci mancherebbe altro, ad sistemare giusto le situazioni. Allora, il nostro blocco centrale è questo di qua, perfetto. Continuiamo a metterci tutti questi bellissimi nostri legnetti che andranno a fare il giro. Lì perdiamo la liana, lo so perfettamente, ma non ci posso fare nulla, anzi, leviamola un bel po' perché ci darà solo fastidio questo, signori. Crescerà, sì, forse crescerà sul nostro cosino qui, però va bene. Allora, arrivato a questo punto, allora la voglio fare un po' grossetto, signori. Inutile fare cose piccoline che poi neanche si vedono. Allora, perché noi potremmo, opzione 1, mettere già un gradino così, un gradino così, e quindi anche così, e quindi anche così. No, sbagliato. Valutiamo un attimino, signori. Valutiamo insieme la situazione. Un gradino così, di conseguenza così, di conseguenza così, ok, così e così. Perfetto. Ci piace come grandezza per la nostra struttura? Vediamo un attimino. Cerchiamo di capire. Allora, come si fanno le... Ok, così ne facciamo già 16, perfetto. Se io queste 16 le piazzo così, mi viene la grata così. E pappagallo dove sta? Qua dentro, piccolina. Un po' piccolina, la volevo fare un pochino più grande così da poterci mettere... effettivamente la volevo fare un pochino più grande, signori. Così è veramente piccola. È veramente piccola così. Ci possiamo allargare un pochetto più di là, che dite? Potremmo anche farla rettangolare, non per forza dobbiamo farla, sì, però comunque di qua ti devi allargare, non possiamo farla di così stretta e lunga. Oppure sì,
Che bello fare i progetti quando non iniziare le costruzioni quando non sai niente come fare la costruzione. Potremmo fare questo che diventa il blocco centrale, questo di qua, e quindi allargarci di 2. Così, così mi piace. Così mi piace, signori. Allarghiamoci qua di 2, però dobbiamo un attimino levare questo che è un gradino. Ok, allarghiamoci di 2, ovvero 1 e 2. Ok, solo che 1 e 2 il cavolo, senza dire troppe parolacce ultimamente nei video, e questa cosa non va assolutamente bene. Questo deve essere un gradino, un cratinen. Così, perfetto. Questo dobbiamo levarlo perché va modificato, non mi va bene così, anche questo va modificato. Va bene, va bene. L'unica cosa è che abbiamo tutto uguale, il pavimento e la zona qua del pappagallo è tutto uguale. Questa cosa non mi fa impazzire, però per ora i blocchi che abbiamo sono questi e questi ci teniamo, signori. Non possiamo fare miracoli. Quindi allarghiamoci magari di altri 2. Ok. Non dovevi metterlo lì, brutto scemo. Quindi questo levalo. Ok. Sentite, io qua mi allargherei pure un attimo. Vogliamo lasciargli la liana carina e coccolosa? Lasciamogli la liana carina e coccolosa, però un pochetto qua mi allargherei, magari così. Ecco, quantomeno, meno più, più meno. Ciao liana, non possiamo star lì a stare troppo attenti a tutte cose, e non può essere, e così non può essere. Allora, sì, va bene. L'unica cosa, dobbiamo cambiare il legno del come si chiama della struttura del pappagallo. La faremo in acacia, signori. Deciso. Cambio drastico, sì, la facciamo in acacia. Abbiamo altre cose qui in acacia, abbiamo lì solamente il pavimento. Sì, no, perché è troppo colore uguale, troppo legno uguale, non mi piace, non va bene. Non va bene, signori, non va bene. Ok, allora abbiamo detto, blocchi centrali saranno. Allora, qui ci va il gradino, giusto? Sì, quindi facciamo uno. Qua ci va il gradino sotto sopra, due, ok, e tre. Ok, perfetto. Dopodiché dobbiamo fare tutti quanti i gradini di lato. Quindi facciamo 4, 4, 8 e 4, 12. Dovrebbero bastarmi 12 gradini, chi lo sa, non lo so, lo scopriremo solo vivendo, signori. Allora ne facciamo 1, 2 e 3. Poi mettiamo quell'altro gradino qui sotto, così, perfetto. E questa aggiuntura qui, ok. Poi andiamo di qua, facciamo la stessa cosa, ci mettiamo un pochino più indietro, facciamo 1 e 2, ok, 3, 4. E facciamo il giro giro tondo, ovviamente i gradini invece ci bastano, signori. Porca miseria, è la prima volta che facciamo un qualcosa di calcolato i gradini, e ci risultano i calcoli. Perfetto. Ok, qui continuiamo a mettere queste di qua, lasciamo giusto giusto il passaggio per entrare con il pappagallo, lo alziamo di 2. Ok, rottura di scatole infinita a mettere queste cose. Però ce la facciamo. Mi sono finite, dobbiamo farne altre. Dai, è così. Altre 16. Lo facciamo un po' più alto, sì. Facciamo anche alto 3. Il nostro pappagallo si deve poter muovere, signori. Non deve sentirsi rinchiuso in una gabbia. Effettivamente sarà rinchiuso in una gabbia, ma lui non lo deve capire. Non lo deve sapere, signori. Non lo deve sapere. Quindi facciamo un colpo così e mettiamo un altro giro. Un altro giro? No, no, no. Vediamo un attimino. Valutiamo. Lì metteremo una fence. Sì, in modo tale che lui si potrà andare ad appollaiare lì sopra. Sì. E poi lì ci va il tetto. Ancora più alto. Ma sì, ancora più alto. Ce l'abbiamo, signori. Consumiamole. Non la torcia, mannaggia. Non la torcia, devi mettere questa. Dai, così. Ovviamente dobbiamo anche fare il tetto. Il tetto lo faremo anche di acacia, perché è giusto, è giusto.
Questo lo facciamo tutto così, perfetto. Chiudi lì, chiudi qui, chiudi giù. Porca miseria, per due, mannaggia la matematica. Ah, cosa me ne farò di queste barre che mi stanno rimanendo? Un tubo secco me ne farò, ecco cosa me ne farò. Barre, ok. Ah, me ne mancava una, mamma mia, mortacci. Allora, leva questo, perfetto. E qui ci andiamo a mettere sì, dammi due di queste, sai che mi piacciono. Mi dai invece due di queste. Ok. Ok, signori, ho fatto un breve taglio. Allora, a che ci siamo? Facciamoci anche qualche slabettino. Qualche slabettino, 6 slab. E ci facciamo anche qualche altro gradino. Lo direte perché? Perché dobbiamo fare il tetto. Dobbiamo fare il tetto. Allora, la carne però non mi serve. Io direi che qua in mezzo possiamo mettere questo. E di lato potremmo metterci uno. Che però giustamente ci sono io che rompo le scatole. No! Ma che cazzo lo dice? Ma io volevo fare. Allora, no. Allora, evitiamo questa baggianata terribile. Me lo metti sopra. Sopra me lo mette. Perfetto. Qui ci sarà il nostro pappagallino. Bellino, bellino. E poi andiamo a fare il tetto, signori. Il tetto, dammi della terra. Dammi della terra, la mettiamo qui. Ok, saliamo. Allora, il tetto, noi potremmo fare lo stesso discorso intanto con dei gradini. Per non sapere nelle genneschie, mettere un gradino qui, un altro gradino. È il problema che ora lui mi se io metto così, lui mi fa fare. Mi ha fatto tutto il giro coti coti, come si suol dire, tutto il giro vicino vicino, così siamo tranquilli e riusciamo a fare tutto il tetto della nostra gabbietta, signore, la nostra gabbietta per pappagalli, dove per ora abbiamo un solo pappagallo. Però forse un giorno ne troveremo qualche altro e riusciamo ad allargare anche questa costruzione. Ok, allora la gabbietta è qui, quindi dobbiamo un attimino stare attenti a mettere giusto, ovvero qui, ovvero qui, ovvero mi sono finiti, mi so, mi, no, che cazzo è successo? Perché me l'hai messa sopra? Cosa? Perché? Leva questo gradino di lì e mettimelo qui, a fianco, ok, non era complicato, non era per niente complicato. E mettiamo, allora. La crafting table è rimasta giù, non c'ho voglia di andarla a recuperare per poi risalire, per poi recuperarla, quindi ne facciamo un'altra al volo, la mettiamo qui, facciamo altri gradini, fammene magari altri 8, che non penso mi basteranno nemmeno a questo giro. No, il giro di prima mi sono bastati i gradini, cazzarola, che cazzarola dico? A me ne metti uno qui, un altro me lo metti qui e qui, me ne restano 4. 4 dovremmo fare 1, 2, 3. Dobbiamo mettere questo di qua. E 4, perfetto, signori. E sopra io direi che potremmo tranquillamente metterci gli slab che abbiamo fatto noi prima. Mettiamo anche una torcina così illuminiamo la zona di qua. Potremmo metterci tranquillamente una lanterna, ma non ce l'abbiamo e non c'ho voglia in questo momento andare a craftare. E rimuoviamo tutta quanta la terra che abbiamo messo per fare la nostra impalcatura. Dai, così, levala tutta. Anche se ci lanciamo e ci facciamo un po' di male, signori, non fa nulla, ma non ci lanceremo mai. Ok, signori, la gabbietta ce l'abbiamo. La gabbietta ce l'abbiamo. Dobbiamo semplicemente fare qualche altra grata che non abbiamo. No, ne abbiamo ancora 15 grate. Ok. 15 grate e andare a recuperare il pappagallo. Molto semplice e molto easy. Pappagallino, pappagallino, no, così ti sposti. Questa cosa non va bene, non va bene. Allora, dammi dei semini. Alzati pappagallino, sali sulla mia bellissima spalla. Ok, andiamo, andiamo. Sei ancora sulla mia spalla? Sì. Andiamo, 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 andiamo nella tua nuova casetta. Ho fatto il giro largo? Sì. Sono scemo? Sì. Dov'è il pappagallino? Sali sulla mia spalla, ti ho detto. Pappagallo?
Sali sulla mia spalla. Ok. Ora con molta calma e bravura. Dobbiamo semplicemente saltare. Sei ancora sulla mia spalla? Perfetto, perfetto. Sì, e mo devi scendere, però pappa lì. Come ti faccio scendere? Ok. No, 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 no. Dove cazzo l'hai? Dove è volato il pappagallo? Ma che cazzo la fai, pappagallo? Oh, porca miseria. Sei ancora sulla mia spalla? Sì, ok. Ok, ora devi semplicemente scendere. Allora, facciamo una cosa, leviamo questa che rompe solamente le scatole. Perfetto. Ok, stai fermo lì, pappagallino. Bravissimo. Ok, il pappagallino è catturato, signori. Allora, il pappagallino è catturato. È catturato nel senso, è nella sua nuova casa. Spostati un pochetto più indietro. Perfetto. Mettiamo le altre tre grate. Ok, uno. Ok, due. E ok, tre. Perfetto. E poi col semino ci arriva il pappagallino. No, non ci arrivo. E allora non va bene, signori. Dobbiamo un attimino rompere questa. Dirgli al pappagallino di alzarsi. Ok. E chiudere di nuovo. Ok. Così lui è libero di svolazzare dovunque voglia, signori. In un piccolissimo recinto. Che però è abbastanza grande per... Guardalo che va svolazzando a destra e a sinistra. Che carino. Detto questo, signori, abbiamo fatto la nostra casetta per il pappagallo. Carina e coccolosa. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga. Ciao!